L'estate è il mare, gli ombrelloni, la voglia di fare i fannulloni, sempre in cerca d'emozioni, mischiando alcol come pozioni. L'estate si sta in piazzetta con una birra e una sigaretta. Abbiamo consumato l'adolescenza aspettando la nostra partenza. In città parti in disco, torno senza cash, quale fisco? Musica alta, la folla balla, sogniamo un chiosco in spiaggia a far festa fino al mattino. Quale colazione? Mangiamoci un panino. La gente ci guarda allibita, quanto è bella la vita. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città, piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda. Ma la notte si sa, odore di festa in città, piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Presto, coda inclusa, la macchina va piano da quanto è piena, dell'allegria se ne abusa, la gente è divertita e non più seria, arrivati a destinazione, subito costume, gara di immersione, ciabatte infradito, nessuna distinzione, sfoderando l'occhiale da sole, ragazzi in bikini abbronzate, speri non siano fidanzate, vai in quarta, le offri una granita, non ci sta, è intimidita, ti passa il ciel della sua amica, parla solo lei della sua vita, quest'estate è finita, tornerà in città senza la tipa. Ma la notte si sa, sapore d'estate in città, piedi nudi sulla spiaggia, la sabbia è calda. Ma la notte si sa, odore di festa in città, piedi nudi sulla spiaggia, la gente balla. Ciao ragazzi, siamo ritornati live come ogni giovedì che vi porto del vero content, delle vere interviste. Abbiamo la gente del popolo che ci racconta le loro storie. Questa sera abbiamo Francesco Lombardo. Welcome Francescone! Ciao a tutti, salve a tutti quanti! Come stai Francesco? Ti vedo un po' spento, eh? No, non ce la faccio, ragazzi, proprio... Poi vabbè, ora racconterò come, cioè, cosa mi è successo, però io ripeto, ho praticamente dolori e infiammazioni da 2 anni a questa parte ovunque e peggiorano. Ok, raccontiamo un po' la storia di Francesco. Da dove iniziamo, Francesco? Io sono di Napoli, ho 37 anni e dato che comunque nella mia vita mi è sempre piaciuto fare cose con i computer, comunque fare, avrei voluto fare il tecnico eccetera, però insomma i soldi per comprare la roba, i materiali e tutto scarseggiavano. Io all'inizio andai pure a fare il tecnico fino a Caserta, prendevo una miseria, ci andavo con una persona, poi questa persona non ci è andata più. Io ho trovato lavoro in un sushi bar qua a Napoli, al Vomero, nel quartiere Vomero. All'inizio andavo 2 volte a settimana. Ho detto, vabbè, 2 volte a settimana. Poi quando è stato? Quando c'è stato il lockdown, che dopo l'hanno riaperto nel 2020, mi disse, vabbè, senti, ma ti vogliamo aiutare, ma rimani qua con noi. Alla fine che aveva fatto lui, furbo, il proprietario, aveva mandato via 2 persone, e il resto lo facevo tutto quanto io. Quindi dovevo prendere tutte le sedie di ferro pesanti, portale fuori, metti tutti i tavoli fuori, fai tutto quanto tu, poi prendi, entra, pulisci la sala, pulisci la cucina, lava tutto. E all'inizio mi dava 25 la mattina e 25 fa il turno di sera, una miseria, anche quelli. Poi dopo che ha fatto, man mano è andato a scalare, prima 7 euro, poi mi dava 20 euro la sera,
Poi a un certo punto mi ha deciso di darmi 20 euro e basta, 20, per tutto il giorno. 20 euro per tutto, sì, il giorno lavorativo? Eh sì, fatti conto, la mattina e la sera. La mattina però c'erano, a volte la mattina stavo dalle 10 alle 3, oppure facevo, che ne so, dalle 10 fino alle 11 e mezza solo per pulire. Poi il problema era portare tutta quella roba pesante fuori, ed ero da solo. Cioè, diciamo... Però dipendeva. Che fai... La sera poi era dalle 6 e mezza fino a mezzanotte, poi è cambiato dalle 5 e mezza fino all'una alle 2. Così. Sì, perché ha pensato, lo posso fregare, spolpare. Sì, è stato questo. Però, ripeto, questa cosa c'è stata da tutto giugno e in parte anche maggio, perché poi quello, il lockdown, se non sbaglio, fu verso metà maggio che si riaprì, non mi ricordo quando precisamente, però fatevi conto, giugno, è arrivato a luglio, arrivò il 5 di luglio, che a un certo punto io cominciai ad avere un dolore fortissimo al collo qua dietro, sì, mi senti male. Allora, inizia sto calvario, vai dal medico di base, dottoressa, che cos'ho? No, guarda, stai a casa, riposati, in ospedale non c'è andare perché c'è Covid. Va bene, vado da un medico generico tramite amicizie e parenti, mi guarda, no, dice, questa è fibromialgia, e mi faccio solo, no, la risonanza, ma mi dà da fare la, come si chiama, la lastra, no, la normale, lastra. No, i raggi X, tipo normali. Ah, ok. Nova TAC. Ok, poi mi fanno, no, guarda, vai da un fisioterapista. Va bene, il fisioterapista mi fa fare degli esercizi, tutto quanto, fino a che un giorno torno a casa, giro il collo così, per farmi una puntura, cioè, ma stavo normale, cioè, mi sono girato un attimo, poi tutto a sinistra, e comincio a sentire un dolore fortissimo. E in ospedale non ci puoi andare, e là non lo puoi fare, quello non lo puoi fare. Poi che è successo? Insomma, durante questi due anni, perché la storia è lunga, però ho cominciato un calvario tra specialisti, chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, medicine che non fanno effetto, soldi buttati in medicine, quattro risonanze magnetiche fatte per capire che cosa avessi, chi no, ma operarti non ti devi operare, no, questo non devi fare, vai in palestra, vai da un altro fisioterapista. L'ultimo fisioterapista, un totale idiota, cretino, mi disse, guarda, metti il collo all'indietro così e mettilo fallo sul letto. Cioè, sai, che ne so, steso sul letto a pancia sopra e metti la testa fuori al letto e metti il collo così. Me lo disse di fare a luglio sta cosa. Dopo Pasqua ho cominciato ad avere un altro dolore più forte. Stavolta mi tirano pure qua, mi tirano la faccia, Madonna, mi tirano le mani, mi tirano le gambe. Ho dolore e contrazione ovunque, infiammazioni pure. Non passano. Mo si sono decisi a operarmi. Lunedì il 14 sono andato a fare il pre-ricovero. Io dissi pure alla tua ragazza, dice, guarda, mi opero. Invece non era che mi operavano, era il pre-ricovero. Cioè, mi hanno fatto le analisi e tutto. Lunedì parlo con l'anestesista. Poi per operarmi, chissà quando si vedrà. Ma, nel frattempo, sì, no, dimmi, scusa. No, la domanda che volevo farti era, ovviamente questi soldi tu eri a Umma lì, o sto dicendo un'eresia? Sì. E loro, sì, ma perché... no, ma loro quando hanno loro... saputo che tu non stavi bene e dovevi stare a casa, come hanno reagito? Niente, che io stavo raccontando sta cosa e lui è andato dagli sì, non posso dire certe parole, è andato dalla polizia a fare la diffida. Io sono andato in caserma, tutto quanto, ho spiegato tutto come stavo, tutto quanto, e guarda caso la caserma stava a fianco all'ospedale, là ci sono potuto andare, nell'ospedale no, chissà perché, vabbè. Insomma, alla fine ha fatto quello, stava là dentro il poliziotto, light, mettetevi d'accordo fra di voi, e se ne sono totalmente lavati le mani. Sì, in questo senso, diciamo così. Però vabbè, poi magari racconterò dopo quello che penso io, ma racconto i fatti. Certo. I fatti sono che comunque dava risonanza, che cosa è uscito poi? Dava risonanza che ho due ernie, una a livello C6-C7, cioè proprio qua la base del collo, che sta qua dietro, okay, che se tocco, ah, cazzo, mi fa male se premo, fa un male cane, e una C3-C4 che è un po' più sopra, e finalmente si sono decisi a operarmi, finalmente, però devo fare tutti gli accertamenti, ma è normale, cioè non ti operano così a cazzo, devi fare gli accertamenti, l'esame per l'anestesia e tutto quanto, perché l'anestesista che ne sa se tu sei allergico a un farmaco o meno, devi fare comunque risonanze, controlli,
a distanza di mesi o di anni. È normale, loro non si pigliano certo. questa responsabilità, cioè questo lo capisco, però sono lenti da morire, io sto soffrendo, il dottore, ma mi date almeno la morfina? No. Codeina? No. Marijuana neanche io l'ho chiesta, vorrei avere almeno la marijuana, quella là terapeutica, ma non so a chi chiedere. Cioè dovrei andare da uno specialista, pagare 150 euro, vedere se ha voglia di darmela, se vuole farla. Quindi io non sono la banca, io non posso giocare all'otto, vai da questo e prova qua, vai da questo e prova là. quello è il fatto. Cioè io non sono la banca che devo darti i soldi per sentire le tue fregnacce, perché quello no, quello no. Io che devo fare? Devo continuare a stare male? A questo punto io mi opero. Però cavolo, almeno un palliativo me lo si poteva dare prima? No, neanche un palliativo, niente. Okay, perché considera una cosa, io quando esco col cane, c'ho un cane di taglia media, un pastore, ma io quando torno, mi è capitato anche qualche volta che tornavo, stavo così, affanno, carenza di forze, mi girava la testa, una volta mi sono addormentato, quasi svenuto, altre volte proprio mi sono messo così, stavo così, cioè io ce la faccio, cioè quello è fatto, anche a fare la minima cosa, il minimo sforzo. Quindi ti... soffri anche solo a portare fuori il cane? Sì, soffro anche solo a portare fuori il cane. Poi, anzi, che è successo a livello lavorativo? Dopo che è successa questa cosa, io ho lavorato in un negozio di videogiochi. Mi davano 30 euro a settimana. Con la scusa dell'ma sei male, siamo amici, ti vogliamo aiutare. Sì, anche stavolta. Ti sono amico e ti voglio aiutare, certo. 30 euro a settimana per fare cosa? Vendite online. E considera che io sto online, non dico 24 ore su 24, perché è esagerato, però svegliati la mattina, stai online, cerchi i clienti, vai pure in live su Twitch che magari acchiappi qualcuno, e qualcuno in live l'ho acchiappato che ha comprato. E insomma, cerca di fare di tutto, vai in negozio, ma che cos'è arrivato di nuovo? Insomma, fai questo, fai quello, fai di tutto, fai le consegne, facevo pure le consegne, a piedi, anche sotto la pioggia. Vai a fare consegne, vai a fare quello, vai a fare quell'altro. Dopo un anno se ne escono con una scusa, perché io devo vedere il Tsushima, gli faccio, oh, guarda, ci sta questo qui che vuole costo di un Tsushima usato. Fa, va bene, io torno a casa, mi metto sul divano perché sempre sto male e tutto. Questo mi contatta, dice, ma quando è aperto il negozio? Che passa alle 4:30? Va bene. Io però non glielo dico che questo era doveva passare, non glielo ho detto. Che fa? Passa e non trova il gioco perché nel frattempo il proprietario l'aveva venduto, però a me non mi aveva detto niente. Insomma, quello ha fatto una cosa, me l'ha detta, io l'ho detta, sono ritornato in negozio, no ma guarda Francesco, mi spiace, non vai bene, insomma con una scusa mi ha mandato via. Siamo amici, ti vogliamo aiutare, ho visto come aiutare, anche perché io quei soldi non è che usiamo per divertirmi, andare in discoteca, drogarmi o che cazzo ne so, andare a mare. Io quei soldi li usavo per ripagarmi pure le medicine. Amici, no, amici. Per cui, e questi mi hanno lasciato a casa, cioè farti capire. Poi a un certo punto, mentre stavo su Twitch, no, in live, stavo su Twitch, seguivo un canale, non mi ricordo manco il nome, c'aveva cioè un nome strano, comunque mi fa senti, ma perché non ti apri una raccolta fondi? Ho detto no, ma che mi serve? Ho detto no, ma aprita, me la sono aperta e qualcosa sto facendo, cominciando a mandare il link di qua, di là e raccontando la mia storia. Ok, questa... questo è 2 anni a parte, sto soffrendo come un cane. Io prima di fare tutto questo, prima di stare così, oltre a cercare di fare il tecnico informatico, a me mi costrinsero a fare 6 anni di università di giurisprudenza, perché ci stava l'avvocato amico di mio padre che decise che io dovevo andare a fare giurisprudenza. Mio padre decise questo, io sono dovuto andare là. Ok, mi hanno chiesto in chat, ma questi che ti hanno portato tutto questo li hai denunciati? Dico, penso di no. A quanto... No, loro hanno voluto denunciarmi, perché raga, il discorso è questo. Io o spendevo i soldi per cercare di curarmi o li spendevo in avvocati. E mo ti spiego una cosa. Quando mi sono sentito male è arrivato un mio parente, non voglio dire chi, per... insomma, è arrivato questo mio parente. Questo mio parente ha lavorato pure lei...
cazzate qua del ristorazione, perché poi ti spiego com'è la mia zona. Insomma, ha fatto quella ristorazione, è stata aggredita al lavoro, denuncia penale, denuncia qua, denuncia là. Alla fine, dopo 3 anni, il giudice gli ha detto neanche gli voleva far fare la causa. E ha mollato tutto e se n'è andata a vivere su a Milano. Per farti capire. La mia zona, qua dove sto, si chiama il quartiere così, perché dico, molti dicono, ma come ti limiti al tuo quartiere? No, non mi limito sul mio quartiere, ma chi vive a Napoli sa come funzionano le cose qua. Nel senso che solo la mia zona comprende l'ospedale, ambulatorio, anzi sono due ospedali qua, uno pediatrico e uno che è Carpatelli, più ambulatori e tutto il resto. E conta 120.000 abitanti, quindi fatti conto quanto è grosso. Pure tu vivi a Torino, se non sbaglio, Sì, vicino, sì. quindi per farti capire quanto è grosso il quartiere. Io poi non ho possibilità di spostarmi se non con la metropolitana. Il fatto è questo, pure se andavo in un altro ospedale inizialmente, magari che mi avrebbero detto sì, fai fisioterapia, no, non ti operiamo, fai fisioterapia, non ti operiamo. Poi considera che c'è stato un periodo in cui non operavano nessuno se non casi urgenti. Per il Covid. Io più che andare al fisioterapista, non è che potessi andare da altre parti, perché diciamo è quello che bisognava fare almeno inizialmente, ma io sono peggiorato, fatti conto. Allora, ciao Mad Machine. Mi chiedevano, ma anche nell'altro negozio di videogiochi, quindi non era in regola, mi stavano chiedendo. No, assolutamente no. Poi l'altro negozio di videogiochi, che lo ripeto, non è GameStop, che alcuni pensavano fossero GameStop. No, non è GameStop. GameStop si mi assumeva niente in regola. Uno. Quindi per farvi capire, con tutto che si parla male di GameStop, però là ti mettono in regola, cioè non le fanno certe cose. E tu pensi, il negozio di videogiochi dove stavo io se ne cade a pezzi. C'ha praticamente un'ala. C'è un altro lato della stanza che cade a pezzi, cade proprio a pezzi. E a me facevo mettere là dentro certe volte, non solo a me, anche clienti e tutto il resto. Perché qua, ti ripeto, è anarchia totale da me. Nel mio quartiere si stanno aprendo solamente ristoranti e bar. Cioè, vedi un bar, se ne apre un altro, vedi un bar, se ne apre un altro. Vedi un sushi giapponese, se ne apre un altro. Vedi un sushi giapponese, se ne apre un altro. Stanno facendo tutti così. Tutti. E Beh, qual è? oramai questi, no, dicevo scusa, io loro sono i nuovi camorristi oramai, sono loro, perché tanto possono fare quello che vogliono, possono sfruttare a nero il personale. Se prova a fare una denuncia, vedi chissà quanto tempo passerà e quanti soldi devi spendere, anche pure fosse penale. Non sono in regola, non mettono il personale in regola, non fanno un corso sull'HCCP e niente. Non se ne fregano proprio. Ho visto, cioè, io pure quando lavoravo da altre parti si mettevano a fumare sopra il cibo. Cioè, visto che fumavo, cucinavo, ho fatto scusa, passano la carne e le patate, metti a fumare. Città beva, capito? Lascia perdere. Proprio gente che fa schifo, ragazzi. Cioè, gente che fuori penso durerebbe 5 minuti perché magari scenderebbero via. Ok, ma Francesco, ma conosci Made in Machine per caso? Made in Machine, no, non mi ricordo, che io sappia, no. No, perché appena scritto, lo sai che se la tua visione non è realistica è diffamazione? Quindi pensavo fosse qualcuno che ti conosceva, solo per quello. No, guardate, io ho le prove, cioè nel senso che io se vuoi a te te lo mando, però che mi stai intervistando tu, ma non ad altri, le prove che io quando lavoravo lì ho fatto, le foto pure che, quando lavoravo al sushi bar ci stava cani dentro la cucina. Mi trovavo un cane nella cucina, poi persone che to cioè personale toccava il cane e poi serviva le cose. Poi che facevano? Prendevano la bottiglia di vino, quella vecchia, la mescolavano. Io ho fatto pure le foto al cane, le ho fatte. Poi per quanto riguarda i fatti miei, cioè le mie analisi e tutto, chi le vuole vedere c'è la raccolta fondi. Se vuoi lasciare il link, è quello là che ti ho dato, Bologna, Imola, Torino, punto, Livorno, Y. C'era. Aspetta che sennò Sì. lo rimetto io piuttosto. Dai, aspetta un Comunque, dalla mia raccolta fondi, se cliccate che GoFundMe è quel sito, se cliccate su mostra altro e video aggiornamenti, ci sono le mie cartelle mediche. E lo sapete meglio di me che se tu una risonanza non te la puoi fare se lo specialista non te la prescrive. C'è scritto lì, c'è scritto tutto, ci sono i referti, c'è tutto, dovete solo andarvi a leggere. Poi un'altra cosa, mi hanno mandato in psichiatria perché pensavo che fossi pazzo e mi inventassi tutto, mi hanno riempito di psicofarmaci. Ho
ho smessi di prendere, non mi servono a nulla gli affari. Non ti curi l'ernia con un psicofarmaco. Questa cosa è un po' strana, cioè mandarti in psichiatria quando non c'entrava nulla. Sì, ho qual è fatto. Nel momento in cui i dottori non sanno fare il loro lavoro e non capiscono un cazzo, ti danno del pazzo. Fanno così perché la fattura per loro, in modo tale che loro si lavano le mani. I psichiatri tanto sono d'accordo, perché pure loro sono un'altra massa di imbecilli che non capiscono nulla, nonostante abbia fatto vedere tutti i reperti. E tu che fai, mi dai in città la cosa? Lascia perdere, guarda, io a un certo punto, io veramente volevo starmene a casa e non andare da nessuna parte, nessun dottore, ma io stavo troppo male, eppure adesso, cioè, non pure adesso qua, tutto qua mi tira, mi fa un male cane. Mi piglio qualche aspirino ogni tanto, ma più di questo non piglio, perché se ho preso Toradol, cortisone, mi sono fatto 6 punture di cortisone e 6 di Toradol, almeno per cercare di farmi passare il più acuto. Ma sostanzialmente sono ridotto peggio di prima. Comunque, parlato di una locazione, ragazzo, Made in Emancipazione, ragazzo, non ha detto il nome del negozio, quindi no, nomi non ne facciamo. Ti ripeto, da un lato è inutile, dall'altro, ma non so se hai visto mo quello che è successo alle Iene con Butak. no, volevo Butak vederlo. è bufale un tanto al chilo, anche a loro è successa la stessa cosa. Il fatto del metodo de nonno là, che quello cite del plasma iperimmune, che più volte è stato detto che quel plasma va bene solo in una fase in cui non sei grave, e neanche sempre All'inizio. va bene. Sì. Ma neanche sempre va bene, la cosa migliore è vaccinarsi, perché è meglio se ti vaccini piuttosto che finisci in ospedale e occupi un posto letto e stai male, meglio quello. Certo. Rischi, con le vaccinazioni c'è un minimo di rischio, ma è meglio quello che finire in ospedale. Ovvio. Ma E ascolta. quello che hanno fatto, li hanno denunciati quelli delle Iene, solo che loro sono un piccolo blog, non si possono permettere di andare in tribunale, la stessa cosa vale per me. Ma Francesco, una cosa che mi sono chiesto mentre raccontavi, al sushi, no, i tuoi colleghi, cioè, sono spariti poi, cosa pensavano della tua vicenda? Mo ti racconto un'altra cosa. Che succede qua? Qua la maggior parte di quelli che lavorano sono Sri Lanka, Bangladesh, indiani, comunque quasi tutta gente che viene da quei paesi. Quello dello Sri Lanka, sai che mi raccontò? Mi disse: guarda, io ho pagato 21.000 euro per Mi sta un venire qua. nuovo Fatti lupolino! i tuoi Quanto? conti. 21.000 euro. Mi disse: fatti i tuoi conti su quello che succede qua. Cosa fanno? Loro pagano, vengono qua. Visto che loro pagano, li fanno lavorare. Alla fin fine è un paio, pagami e io ti faccio lavorare. Come ha fatto la camorra qui? La camorra, sai che faceva? Gli dicevano alle persone: dammi 25.000 euro, io ti faccio fare il servizio di pulizia dentro l'azienda. La camorra questo faceva qua. I ristoratori fanno la stessa cosa della camorra, sono loro i nuovi camorristi oramai, ma tutti, Io, ogni ristorante che sono andato, ho visto o Bangladesh o Sri Lanka, questa gente qua. Ma alla fin fine io dal lato li capisco, perché vivono in un paese di merda, vivono in un paese da terzo mondo, stanno messi male. Dice: senti, io mi vendo tutto quello che ho, raccolgo tutto quello che ho, ti pago e provo a fare un'avventura fuori. Perché se questi vengono qui da fuori, senza pagare, senza fare nulla, uno devi vedere se li ospitano, se trovano casa e tutto, due devi vedere se trovano lavoro, se gli danno un contratto, se li fanno lavorare. Ad esempio, ci fu una notizia di un africano che pure lui veniva sfruttato come me, però non gli facevano il contratto né niente. Chissà come mai, però questi qua che pagano ce l'hanno subito il contratto. Ora capisci come stanno le cose? Cioè, io Ok. sono stato, sai quando dicono il razzismo verso gli italiani? No, io sono stato trattato peggio, ma non per colpa di chi viene da fuori, ma per colpa di chissà qua, dagli stessi italiani che stanno qua, sono stato trattato una merda. Cioè, per farti capire. No, no, ma perché io mi chiedevo se i tuoi colleghi avessero detto qualcosa, ti avessero mai difeso in qualche occasione. No, è Cioè. impazzito. Là, questa è tutta gente che si conosce tra di loro. Ma parliamo, sai di cosa? Di figli di professionisti, figli di questo, figli di quello. O comunque questi qua immigrati che, e poi sai come vivono, perché me l'hanno detto, quelli vivono dentro una specie di scantinato con un bagno in comune, e tu pensa che quello che veniva da me ogni tanto si lavava dentro al locale, si lavava dentro al locale, si spogliava, si lavava così a pezzi.
ma questo faceva. No, no. Cioè, per farti capire a che livello. Poi vedevo anche adesso, perché io ci passo là davanti, però non quando ci sono i proprietari, perché io che devo fare? Casa mia sta qua, io esco, giro a sinistra, vado dritto e c'è il locale. Però mi faccio il giro a largo, perché se mi vedono è capace che chiamano la polizia, quindi io non mi posso manco avvicinare. Perché faccio tu il giro, faccio il giro a largo. Cioè, come gli ultra dallo stadio, non puoi avvicinarti al posto? Sì, 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 non mi posso avvicinare al posto. No, ma no, perché per il fatto che la polizia mi ha fatto la diffida. Per il fatto che questo qua, se gli girano le palle, la chiama. Madonna mia. Ma è quello il discorso, cioè, per farti capire a che livello sto, io non mi posso neanche avvicinare a quella gente, è quello il fatto. Ma, alla fine, no, dimmi, dimmi. No, perché la cosa che volevo chiederti anche, ma loro, quando ti chiedevano di fare le mansioni, come si rivolgevano a te? In un tono vessatorio, cioè, quasi di minaccia, se lo fai, se no ti fai fuori dai coglioni, oppure com'era? Sì, sì, così. Guarda, però una cosa la posso dire, che il proprietario di questo qua gioca a rugby, questo la posso dire, diciamo anche questo, va. Tanto. E poi, poi un'altra cosa che ho visto, ma non solo loro, perché il negozio di videogiochi che spendevano e spendono attualmente una marea di soldi tra fashion blogger, food blogger, influencer del cazzo, stronzate del genere, però hanno un servizio di merda, personale pagato male, personale trattato una merda. Poi alla fine parliamo, senti, cioè, ti spiego, la roba che servono i ristoranti, specialmente questi giapponesi, tutta roba che è già preparata, precotta, e te la danno, basta. Una volta, pensa una cosa, questo disse, mi disse lo chef, dice, stasera arrivo un tonno ammacchiato, io così pensavo fosse una razza, ammacchiato significa che l'ha rubato. Bene. Io non so come hanno fatto, cioè mi fa questo gesto, capisci, a me, cioè, che è rubato. Quindi un tonno è arrivato in un sacco di tela verde da uno che non si sa chi aveva, chi era, quindi senza etichetta di provenienza, senza niente. Vabbè. Trovai pure cani e bambini in cucina, mi trovai una sera, poi successe solo per un paio di sere che ci fu questo bambino. Cioè, ti ripeto, ma manco le bettole più schifose, cioè, ma veramente. Ma poi con i soldi che chiedevano, cioè, per favore. Ma invece loro... Beh, aspetta, una cosa, non è l'unico a comportarsi una schifezza, Cioè, qua è così, perché controlli tanto non li fanno, e loro fanno i padroni, possono fare quello che vogliono, perché ragiona un attimo, se non se ne fotte manco la polizia, figuriamoci se vengono a fare i controlli. Cioè, per farti capire, cioè, ma questo ovunque è qua. Cioè, anche perché se io poco mi metto a fumare davanti al cibo, al tuo proprietario mi dice un cazzo, allora io già mi immagino le condizioni in cui sta quel locale. Non sto parlando del sushi, sto parlando di un altro pub. Ah, poi nell'ultimo pub dove ho lavorato, che lavorai una sera, avevo in prova, mi facevo pulire le posate con l'aceto. Aceto e acqua calda, che non serve a un cazzo. Spero almeno, cioè, aceto bianco. No, era aceto nero, i punti. Cioè, fatto così... Tieni, acqua calda e pulisci, ma scusa, sprechi, butti soldi per aceto, non serve a un cazzo, ma a questo punto non fai prima a spendere un euro per il sapone, cioè, no, ma guarda, lascia perdere, sì, c'è, sì, gente che non sa lavorare, non sanno proprio i concetti di base dell'igiene, cioè, proprio neanche quello. Sì, comunque mi stavano ricordando che qua da noi hanno chiuso un sushi perché davano la roba andata male, quindi... Ma io, allora, guarda, quando è stato lunedì, sono uscito con delle persone, chiamiamoli tra virgolette amici, e uno di loro, che io non conoscevo, diciamo, è amico di amico, disse che lavorava in un forno barra pizzeria, era un forno dove facevano sia pane che pizzette. Quando facevo queste pizzette, dice che sopra ci mettevo pure la roba scaduta. Cioè, per farti capire, io guarda, quando ho lavorato, la stessa cosa dico a tutti, specialmente qua a Napoli, la mia zona: uno, non prendete di pesce crudo, non rischiate, perché se vai a leggere su un fanpage c'è morto pure un ragazzo qua vicino a casa mia, non la sapevo. Morto un ragazzo, sì, vai su, scrivi Luca Piscopo, 15 anni, è morto,
Che è successo? Lui l'hanno trattato nello stesso modo come hanno trattato me. Buttato sul letto, stava male, chiama il medico di base, sì, piglia di queste medicine, in ospedale non ho capito se ce l'hanno portato o meno. Però, cazzo, io ti porto in ospedale, tu dottore vuoi fare 2 più 2, dici questo ha mangiato pesce crudo, sta male, vomita, tutto quanto, vuoi fargli un'analisi per vedere se ha qualche parassita, un salmonello o altro? Ma non mi ricordo se l'hanno portato in ospedale o meno. Anche tu, medico di base, gli vuoi dire, guarda, potrebbe essere questo, questo, ti do magari questo, ma non lo so se può dare un antiparassitario o qualcosa. Un antivirale, ma quello penso, queste sono cose che vanno in ospedale comunque. Vabbè, se non può, poi mandalo, ti racconto un'altra cosa. Mandalo da chi di dovere, se non può lui. Quello è il discorso, cioè, mandalo in ospedale, dice, oh, io ho mangiato pesce crudo, mi so così e così. Ma guarda, qua gli ospedali sono dei lazzaretti, oramai non se ne fottono proprio di curarti, ti buttano da una parte, ti fanno qualche visita a controllo superficiale, o ti lasciano morire o ti mandano a casa, qua oramai funziona così. Lo dico anche se qualcuno se vuole andare al sud, evitate. Ma era è così da dopo il Covid o già prima era così? Prima facevano schifo. Mo fanno ancora più schifo perché si stanno approfittando con la scusa del Covid per non fare nulla, perché comunque i medici se ne stanno andando via, già 25 di loro se ne sono andati via, poi ci saranno licenziamenti perché non ce la fanno a pagare. Le ambulanze stanno diminuendo perché oramai stessa cosa, stanno levando tutto. Tra un po' dovremmo scacciare i soldi di tasca nostra per andare dai privati, come è successo anche a me. Sono andare per forza in via privata. Cioè, poi dicono no, dicono l'America, la sanità è tutta a pagamento, si paga tutto, in Italia è gratuito. Ma quando mai? Io ho contattato pure altre pagine fan, perché c'è stata, anzi io ringrazio Realismo Mimetico, la pagina fan che mi ha condiviso il link, grazie ragazzi. Ci sarebbero tante persone da ringraziare, ma vabbè, scusatemi se non vi ringrazio tutti. Ad esempio il canale Junkel, che pure loro ho ricevuto qualcosa di soldi anche grazie a loro. E comunque che è successo? Poi sono andato un'altra pagina fan, non dico chi, e te guarda, ma che c'è il Sistema Sanitario Nazionale, tutto gratuito, si chiama così apposta. Sì, da te. Qua no, non c'è più. No, non c'è più qua. Cioè io col ticket sono andato per fare delle cose col ticket. No, non c'è. Tutto sospeso. Cioè, per favore, gente stupida questa che vive fuori dal mondo. No, ma la sanità in America è che si paga tutto. La differenza è che se io ero in America e avevo l'assicurazione sanitaria, andavo là, mi facevo tutti gli esami. Poi, un'altra cosa che in America dicono, no, se non paghi ti lasciano morire. No. Ti pigliano, ti ricoverano, ti fanno tutti gli accertamenti, tutti gli esami, se necessario ti operano qua e là. Ti arriva la cosa a casa, la fattura, sì. A quel punto o ti vai a fare un'assicurazione e paga una parte dell'assicurazione, o ci sarà qualche ente o qualche fondo che pagano loro, o ti trovi un lavoro e pagherai man mano, ma si trova una soluzione. Ma sì. Qui, pure se vai in ospedale, non ti calcolano. Francesco, in chat mi hanno scritto, il problema non è solo giù in meridione, ma anche qui e da noi al nord. Sì. No, lo so, perché ho parlato con persone che stanno sopra, anche con la tua ragazza, me l'hanno detto, sì, anche qua abbiamo problemi, ma diciamo qua forse sono più sviluppati e più sentiti, perché mo ti spiego, io mo sto, ho conosciuto una ragazza che è stata vittima, mo brevemente, è stata vittima di medici Novax, che gli ho detto non ti vaccinare, mo lei sta male, perché ha preso il Covid, però gli è rimasta una pericardite, un'infiammazione al cuore, è andata 5 volte in ospedale, gli hanno fatto un cazzo, è dovuto andare dai privati e sta ancora male, e io sto cercando di stargli vicino il più possibile. Gli vorrei pagare anche io la risonanza magnetica, gliela voglio pagare, però stiamo aspettando il ticket, almeno quello, quindi magari anche con i soldi delle donazioni riuscirò a pagare magari qualcosa anche per lei. Devo vedere un attimo come si mette la situazione anche per me, perché sono rotto una chiavica pure io. Poi certo. Lascio, no, qua fanno veramente, sembra di essere tornati, che ne so, nel 1400 quando c'era la peste. Cioè che a un certo punto non c'è soluzione, ti lasciamo buttati, abbandonati così. Cioè siamo nel 2022, non siamo nel 1400 quando ci fu la peste, o nel 1500 che ti pigliano, prendono, fanno i lazzaretti, ti buttano là e via. Qua è uguale. Ma non sanno neanche loro che devono fare un altro po'. Francesco, ma le persone comunque
quando lavoravi a Suscio, negli altri locali, cioè i tuoi colleghi superiori, cioè facevano, che ne so, anche al di fuori del lavoro, si vedevano? No, ci dava al di fuori del lavoro. Guarda, c'è stata solo una persona che, diciamo, mi è rimasta impressa bene. Vabbè, no, nomi non le faccio, però è rimasta solo che non sento più, purtroppo. Mi spiace dirlo, ma è stata l'unica persona che mi è rimasta impressa bene, perché il capoluogo dello Sri Lanka, mo, non per fare razzismo, non voglio fare razzismo, però ho già spiegato questi che cosa fanno. Pagano 21.000 euro, vengono qua, vivono in condizioni schifose, ma poi pure con un bambino. Cioè, ma come cazzo si fa? Cioè, questo voglio dire, siamo ridotti proprio a terzo mondo. Però per farti capire, lui mi urlava sempre addosso, si incazzava, non lo sopportava nessuno e se ne andavano tutti via. Tanto è vero che io a luglio, quando arrivò a luglio, dissi: va bene, senti, io mo me ne vado, mi sono rotto il cazzo, però mi sono sentito male. Ed ecco quasi. Ma io, guarda, poi voglio dire una cosa: è un ragionamento che faccio io. Se la chat mi può ascoltare, però aspetta, è una cosa un po' lunga. Cioè, ti spiego: c'è mio nonno che è stato carabiniere, mio padre pure, mio zio è stato nell'esercito. Allora sai che c'è? Io sono cresciuto comunque con certi valori. Solo che dopo quello che mi è successo, che addirittura mi hanno portato in caserma, manco fossi un criminale, è come se a un certo punto, non lo so che mi sia successo, ma io sono crollato mentalmente. Cioè, io quando vedevo a questi che minavano i poliziotti, io ero pure contento, perché a me mi hanno trattato di merda. Qua proprio zero. Cioè, io volessi andare a fare una denuncia, qua rischio io. Allora ti ritrovi da solo, senza lo Stato che ti aiuta, ridotto così. Cioè, dici, cazzo, cioè, io fino a qualche anno fa non mi sarei mai sognato di dire certe cose. Ma oggi che devo fare? Cioè, ti portano poi? Mi portano in che senso? No, cioè, ti portano, cioè, quando magari... cioè uno dice: ah, ma io vado a fare le denunce, poi però si rivolgono contro alla fine queste denunce, no? E ti portano a incazzarti con lo Stato, con la polizia, con tutti gli enti, perché ti portano a odiarli, poi a non avere più fiducia. Sì. No, ma tu pensa, io un ricordo che ho di mio nonno, un caro ricordo che ho qua, quando una volta a Napoli andammo in una caserma e me la fece vedere, andammo nella sala ristorazione, là e stavo nella sala bar che stava con i colleghi, è un bel ricordo. Ci vorrei tornare per visitarla, però mi ricordo manco dove è sta stazione, cioè figurati. Figurati quanto tempo è passato, se c'è ancora, poi non lo so neanche se c'è. Dovrei chiedere a qualcuno, ma io ho un amico che sta in polizia, gli volevo parlare proprio di sta cosa, però non si è fatto più vedere, sparito. Bene, molto bene. Ma quando comunque lavoravi lì, soffrivi già di insonnie? Sì, guarda, a un certo punto cominciai ad avere pressione alta, mal di stomaco a non finire. La mia dottoressa disse: smetti di mangiare quella roba, quello schifo, vedi che stai meglio. Infatti, quando me ne sono andato, quando mi sono sentito male, sempre qua e sono stato a casa, ho smesso di mangiare quella schifezza. Stavo bene a livello di stomaco, dico, perché ero uno schifo, era una merda che mangiavo là dentro. E comunque sì, avevo pressione alta, ipertensione. Poi dopo che mi passa cosa, comincio ad avere incubi, comincio ad avere scatti di rabbia, che tiro i pugni contro l'armadio, mi faccio pure un male assurdo. Tanto è vero che ci fu un giorno che, tipo, perché io sai che c'è, passo là davanti, cioè no, là davanti, comunque faccio il giro, capisci? Allora non vedo a distanza, che io devo uscire col cane, so come cazzo faccio, da qualche parte devo andare, non posso volare. Però un giorno sono tornato a casa, ho cominciato a urlare, a tirare i pugni contro l'armadio, mia madre mi vedeva così, cioè, ha detto: calmati, ho detto: guarda, non ce l'ho con te, però per favore non mi parlare adesso. Mi sono calmato e ogni tanto mi succedono queste cose. Ma negli incubi cosa accadeva? Scusa, se ti ricordi, ovviamente. No, non mi ricordo gli incubi. Infatti ho chiesto alla dottoressa: come mai non mi ricordo gli incubi?
e disse che è un meccanismo normale, nel senso che tu, i tuoi sogni, i tuoi incubi servono per sfogarti, diciamo così. E infatti non me li ricordo. La maggior Ok. parte di io me li ricordo, quindi non mi chiede che non lo so. No, chiedevo perché magari, infatti secondo me è il subconscio che non vuole farti sfogare e non farti ricordare magari. E quindi No, capito, però mo vatti a ricordare, vabbè. no, certo. Quindi avevi palpitazioni, tachicardia, vomito, nausea. Sì, no, vomito, sì, anche vomito, però non riuscivo a vomitare. Cioè io mi mettevo due dita in gola così per vomitare, ma non ci riuscivo. Ma Per farti capire. il tutto è iniziato da quel lavoro, sushi, giusto il primo è Sì. stato. Sì, dice di sì, Francesco, poi se c'è qualche Sì, altro. perché comunque, ripeto, io già andavo in altri locali, come ho già detto, e ho continuato ad andarci anche adesso, ma una o due volte a settimana. Ma io mo ci provo, ma per farvi capire, l'ultima volta che sono andato a lavorare, tornai a casa che ero tutto infiammato, testa, piedi, gambe, così. Tutta un'infiammazione ovunque, fino alle gambe. Mi chiedono, ma non si poteva attribuire a stress lavorativo? No, ma c'ho un'ernia qua dietro, cioè basta che andate a vedere sul link che vi ho dato. Ci sta proprio una risonanza che fa vedere, c'è scritto che c'è un'ernia grossa. C'è scritto dai referti, basta andare a vedere. Cioè, allora, sì, Dimmi. questa cosa di infiammazione è dovuta all'ernia. Più ho stress, più ho questo, più altri problemi psichiatrici e tutto quanto. Sì, c'ho anche quelli insieme, sono tutto un pacchetto insieme. Però diciamo, questo è dovuto principalmente al fatto che ho avuto questo trauma e ho ancora questo trauma. Ok, questa è una domanda che ti faccio io perché ultimamente anch'io ho dei problemi a livello lavorativo e mi chiedevo, hai smesso di parlare a casa dei problemi sul lavoro perché non volevano saperne e dicevano che era solo colpa tua? Sì, perché mi ho rotto il cazzo, cioè è colpa mia che cosa, cioè. Guarda, io avessi potuto fare una scelta, o rimanere in mezzo alla strada, o rimanere così, avrei scelto di rimanere in mezzo alla strada, almeno stavo bene. E me ne sarei scappato via da sta fogna di città, perché qua è uno schifo, non ho amici, non ho un cazzo, non ho niente. L'unica persona con cui mi vedo è questa ragazza che mi sto vedendo tipo una settimana, mi sono visto una volta, che pure lei poveraccia sta male, vorrei cercare di aiutarla, ma non posso, non so che fare. Poi dice che quando uno va al pronto soccorso, mi viene i dottori. E ci credo, non hanno voglia di fare un cazzo. Cioè, com'è possibile che mi manca una visita? Dice, senti, poi chiamo il cardiologo un attimo, visitiamo, ricoveriamo una... Manco quello, ma ovunque, qualsiasi... Lei ha provato ha cambiato due ospedali, o tre, mi sbaglio, me l'ha detto. Ma dove? Io gli vorrei stare vicino, però sai come una ragazza che sta sola, è sola, io sono un uomo, ho comunque paura, e c'ha ragione. Io a un certo punto volevo fingermi sto ragazzo davanti a altre persone per cercare di fare, dice, magari ti fingi, dice, no, no. Però, ripeto, qua siamo così, è rimasto così. A me meno male che si sono decisi di operarmi e chissà come andrà dopo operato. Pensa tu. Ho chiesto per il reddito di cittadinanza, ma zero, non me lo vogliono dare. Ho chiesto per qua, ho chiesto niente. Cioè, nulla. Ma perché non ti Potessi devono dare figurarsi, reddito? cercate di... Perché io sto ancora a carico dei miei genitori. Per questo dico, guardate, potete cercare almeno oltre che donare, ma condividere quel link sui vostri social, WhatsApp, mandarlo in giro con un messaggio, cioè, so, sta persona sta male, che poi dentro c'è tutto refertato, quindi ci sono tutti i referti là dentro. Allora, lo rimetto un attimo in chat, così adesso, proprio in tempo reale. Ok, e quindi tu non avevi la ragazza, cioè, durante questo calvario? E meno male che non l'avevo, perché sennò che, cioè, devo sopportare pure lei, perché tutti quanti a dirmi no è un problema tuo, stai facendo finta, devi andare da uno psichiatra, tutti quanti. Non è che dici cazzo, aspetta, ora lo portiamo in ospedale e facciamo un casino se questo qua sta male, lo aiutiamo a fare una denuncia o qualcosa. Voi sapete qual è stata la preoccupazione di chi mi stava vicino di andarsene in vacanza, perché c'era il Covid, poi...
sia il negozio di videogiochi, sia là dove stavo io, sempre con tutte queste teorie Novax, che il vaccino sperimentale, tutte puttanate, eccetera. Però cazzo, si fosse sentito male uno si fosse pigliato il Covid, cazzo, con tutto che non rispettava le norme sanitarie e tutto quanto. Vabbè, i tamponi non l'hanno fatti, quindi o li hanno fatti. E No, che tampone, no. allora Io come. ripeto, qua è totale anarchia. Figurati se sapevano che avevano il Covid, finché non fai un tampone non lo possono sapere. Quindi. Oppure finché non comincia a stare una merda e dici cazzo, ma aspetta, non è che è Covid. Esatto. No, i genitori l'ha detto prima che. Dicevano che era colpa sua, in poche parole. Giusto, vero? Ho capito Sì, bene. che devo andare. Sì, devo andare allo psicologo. Sì, vai qua, vai là, ho capito, ma cazzo, volete portarmi. Poi comincia il calvario, i dottori, tutto qua. Dio, regà, pure io mi sono scocciato, mo mi operano, come va, va, e basta, perché io più di questo non so che altro fare. Sto facendo ginnastica ogni giorno, da 2 anni a questa parte, più la faccio e peggio mi sento, cioè non so che altro fare, regà. Che io vado in palestra e quello no, lavoriamo su questo, facciamo questo, sì, ho capito, ma non mi passa nulla. Cioè, che cazzo mi serve? Vado al fisioterapista, ne ho cambiati 5 fisioterapisti. L'ultimo è stato un idiota e mi ha peggiorato la situazione dicendo che fa quel cazzo di esercizio così, di stare col collo lì in su. Lasciamo perdere. Cioè, veramente. Una cosa che ti volevo chiedere, io ho visto le foto che mi hai mandato e ho visto, forse era la foto del sushi, che eravate, eri con i tuoi colleghi o ricordo male, quella con la maglietta nera. Sì. Però Sì, lì tutte con le magliette nere, sì. Sembrava, sembrava un bell'ambiente in quella foto, quello che non riesco a capire. ma io che ti ho detto prima? Che Ma era, da, fanno? era dalla fo la pri le prime foto Boom. erano? Sì, è là che era il 2018, no, 19-20, sì, 2018-2019 erano quelle foto là. Ma io l'ho detto prima, allora, che cosa stanno facendo e cosa fanno? Soldi a food blogger, soldi a influencer, soldi qua, soldi là, spendono più per loro che per il personale. Il personale lo tratta una merda, che si possono permettere di farlo. Dice sì, te ne vai tu, ne trovo un altro, te ne vai tu, ne trovo un altro. Cioè, quello è fatto, capisci? Se non è italiano, è comunque straniero. Lo straniero si sta zitto perché deve pagare 20.000 euro e venire qua, i soldi li deve recuperare. Poi, una Certo. volta che recupera i soldi, tutto li rimanda a casa, perché quei, che ne so, quei 30 euro presi la sera là, per loro là sono tantissimi. E poi Ah, che sì. fanno? Si mettono in 10, sì, si mettono in 10 dentro una casa che magari fa pure schifo, magari sta dentro uno scantinato. Pagheranno 100-150 euro al mese, lo so perché me l'hanno detto loro. E ecco come hanno risolto. Guarda, lo so perché ho 5/6 colleghi pakistani e stanno Fanno con la e stessa cosa. stanno altri 5 insieme in 10 in una casa da 5. Quindi Sì, perché tanto a loro si frega, loro hanno un posto letto, una doccia, un posto da mangiare, il cellulare lo usano come TV. sì, è vero, è Dice vero. che... E poi alla fine pigliano, dice, vabbè, i soldi li mandiamo a casa. Magari pure a nero oppure col contratto, dipende se hanno pagato o meno per venire qua. Ma qua da me, da quello che ho capito, pagano e trovano subito lavoro, guarda caso. Che strano. Ti ripeto perché ci ho parlato con loro, lo so, me l'ha detto come funzionano le cose qua, è così. Francesco, l'ultima cosa che ti chiedo è di un messaggio positivo, ovviamente, per aiutare la tua raccolta fondi e aiutare la gente a donarti qualche soldino per aiutarti. Specificala Allora, bene. specifico bene cosa farò con la raccolta fondi. I soldi mi servono per le medicine, le visite, curarmi anche in futuro dopo l'operazione, si spera che avverrà il più presto possibile. Poi altra cosa, anche quella importante, non essere costretto ad andare a lavorare per 20 euro a sera, perché qua di questo ti danno, se sei fortunato 30, perché se per dire qualcuno mi dona già 20-30 euro, io non ci vado a cercare lavoro la sera per 20-30 euro, perché un'altra proposta che mi hanno fatto erano 500 euro al mese, 6 giorni su 7, 10 ore al giorno, cioè 2 euro all'ora. E perché? Perché si possono permettere di farlo, tanto loro che gli frega. Allora, se già mi donate i soldi, io non sono costretto ad andare a essere sfruttato, ad andare a questa gente, non ci vado.
i soldi non li userò né per divertirmi né per altro, né per queste cose, ma solamente per questo. Ah, altra cosa per dire, sì, ho dovuto usare i soldi che avevo, però no, su questo conto qua della cosa, ma altri soldi per comprarmi le scarpe, perché non mi erano rimaste neanche più quelle. Cioè, farti capire. Allora, questo voglio dirvi. I soldi che userò li userò per le medicine, per non farmi sfruttare da questa gente. E poi io comunque non vado a mangiare nei ristoranti, perché so come lavorano. Al massimo andrò in una, al massimo mi piglio una pizza, niente di più. Ma non con i soldi delle macchine, chiaro. Non con quelli. Però, ad esempio, io devo fare i tamponi, devo farmi i tamponi, devo pagare 15 euro, se in ospedale manco mi ci fanno entrare. Per farvi capire, almeno i soldi per i tamponi. Ma comunque è tutto rendicontato là sopra. Cioè, tramite il sito GoFundMe è tutto rendicontato, c'è tutto quanto. Quindi... poi chi mi volesse seguire su Instagram e Facebook. Francesco.lombardo, mi ricordo male, Instagram. Instagram no, Francesco.lombardo85. Che mi ricordavo giusto. E Francesco Lombardo anche su Facebook. Infatti tanto sì, ragazzi, penso che lui testimonierà su GoFundMe che come utilizzerà i soldi, non è che scappa e andrà. Sì, sì, ma no, ho messo le foto pure delle ricevute che ho fatto per la fisioterapia. Quindi e non è che prende i soldi e va in Sri Lanka, credo. No, proprio no, là proprio no, guarda. Era per traumatizzare. No, ma allora poi ti spiego una cosa. Dimmi. Non è il discorso razzista, però no. Quando è morto quel ragazzo al sushi bar cinese, un sushi bar però cinese, fanno lo can you eat, allora sono cinesi, sono brutti, cattivi, sporchi, insomma questo hanno voluto far intendere. Quando io dove stavo là ero uno schifo e non facevo lo can you eat. Ed erano Sri Lanka e italiani, quindi fammi capire. Senza all you can eat, io pensavo sì, senza all you can eat. No, no, loro fanno in questo locale, loro fanno i, fanno come si dice, l'alta qualità, i grandi sushi. Ma che cazzo devi fare? Ma per favore, vuoi l'alta? Vieni un giapponese a lavorare per noi, un vero giapponese. Se hanno via dopo un anno, se ritornano in Giappone dopo un anno, gli disse: voi non, voi non professionali, voi non sapete fare nulla. Parlava proprio così. Si rompete il cazzo se hanno via. Chissà come mai. Ciao. No, non ce la faceva più, basta, cioè non sapete fare nulla, dopo un anno saranno via e ritornate in Giappone. Ma perché, ripeto, voi pretendete le cose di alta qualità, ma quella è tutta roba preconfezionata e già fatta. Voi pensate che il baulo fanno là al momento? Ma per favore, ma quando mai? Cioè, veramente, per questo dico, ma in tutto è così, perché c'è un fornitore unico qua e serve tutti, punto. Cioè, è quello il fatto, anche perché poi coi tempi tu non ce la fai con i clienti, già loro erano lenti, figure se vuoi fare lo can you eat, e come fai? Peggio di così, cioè, dici. No, ma questo, per questo dico, i giornali che scrivono no, quelli sono cinesi, oppure la gente che pensa allora visto che sono cinesi fanno lo can you eat e fa tutto schifo, no, perché la materia è quella. Pure se vai da altre parti, dico, ah no, sono italiani, allora no, ma quando mai? Comunque non schifo. Ah, poi un'altra cosa, voglio dire, importante pure questa. Nel locale, un altro locale dove ho lavorato, sempre di sushi, però ci ho lavorato una sera, mi disse, ma pure dove stavo da lui, come mi sono ricordato. Insomma, tutti quanti dove ho lavorato, sushi, negozio di videogiochi, mi chiedevano sempre la recensione positiva. Metti la recensione positiva, anzi mettine più di una con altri account. Tu pensa. Perché oramai le recensioni sono diventate una sorta di merce. Una merce, punto. Una sorta di merce di scambio. Perché loro più recensioni positive hanno, specialmente su TripAdvisor i locali, più salgono e più vengono visti buoni. Tant'è vero che se andavo a vedere uno di questi locali, lo diceva uno, ha scritto recensione negativa, mi hanno costretto a mettere la recensione positiva, insistevano. Ma il fatto è un altro, che come diceva anche Umberto Eco, oggi si è data la possibilità a tutti di scrivere, di parlare, di dire qualsiasi cosa. Allora, le recensioni, che siano bene o che siano male, alla fin fine non valgono più nulla ormai. No. Concordo. Io neanche me ne guardo più le recensioni, pure fossero anche dei videogiochi, uguale, la stessa cosa. Concordo. Cioè, Beppa
Peppa Pig superò The Last of Us parte 2 e Call of Duty, per farti capire, e a quel The Last of Us parte 2 gli misero recensioni negative, perché? Perché c'erano due personaggi lesbiche, perché erano due personaggi gay. No. Allora, vedete, cioè, il gioco, cioè, tu non è che valuti il gioco a quel punto, non valuti il gioco in sé, perché non hai proprio la mentalità e la capacità per farlo. È la stessa cosa vai per i ristoranti e tutto quanto. La maggior parte delle recensioni positive o perché amico di amico o perché le costringono. Guarda, Francesco, ti dico una cosa che cioè, che tanto penso che tu già sai. Cioè. Un ragazzo su Facebook aveva scritto: pago le vostre recensioni su TripAdvisor, 2 euro. Quindi. Sì, sì, ma non c'è niente di strano, ripeto. Non mi meraviglia se qualche locale dove sono stato io si fosse affidato a qualche agenzia che fa queste cose, pagare per avere recensioni positive. Ripeto, oramai non valgono più nulla. Bravo. Io non le guardo neanche più. Nei ristoranti, se ci vado, ripeto, mando il piano a pizza, ma niente di più. Ma non guardo neanche le recensioni oramai. Tanto le pizze qua, bene o male, sanno fa tutto. Non fa più una meno. Siamo qua da noi al nord. Abbiamo dei problemi con le pizze. Da qua a Napoli, cioè, figurati qua, cioè, io mi trovo una pizzeria, una di fronte all'altro, bar, pizzeria, ristorante, uno di fronte all'altro. Cioè, guarda, lascia stare. Cioè, ti ripeto, anche questo, fanno comunque un mercato pure delle recensioni. E tu non vuoi mettere una recensione negativa che si incazzano. Sia con me, ma sia con anche i clienti e tutto il resto. Cioè, oramai inutile, perché pure se metti la recensione negativa non serve a nulla, perché tanto comunque vengono subissate da quelle positive che sono la maggior parte finte. Sì, immaginavo. Sì, perché fatti conto che io sono amico tuo, ti apri il sushi del cazzo, io vengo, dici, senti, ma mi metti la recensione positiva? Dico, sì, va bene, tanto, te la metto. Cioè, capisci, non valgono più nulla oramai. Poi un'altra cosa, io sono anche su Twitch pure chiedo aiuto, vado su qualche canale, già l'ho detto. Ho cercato di contattare Cerbero Podcast, ma niente da fare. Cioè, sono irraggiungibili. Ho cercato qualche canale più grosso, ma pure qua mi hanno abbandonato, pure nell'ambito videoludico, sono stato ridotto. Ma prova con Cischianto, che mi sembra uno molto del popolo. Come lo contatto, cioè vorrei anche a mandargli un messaggio Instagram. Non so come su Instagram, è una persona molto buona, disponibile, non se la crede, non se la tira allora cosa, su Instagram comincio a seguirlo, mi preparo un messaggio, gli mando tu il link con tutte le informazioni e io chiedo, guarda, almeno solo a condividermi il link, guarda, usare i social e condividermi il link, magari no a pigliarsi i soldi da lui, ma no, ma questo, cioè, ti spiego, uno che ha un seguito così grosso, sì, mandi un link del genere, le donazioni gli arrivano sicuro. Mi sembra, poi la chat confermerà sicuramente, io l'ho visto dal vivo forse sabato era, e mi sembra molto una buona persona, poi ovviamente non so nel privato veramente com'è, magari lì faceva scena, però mi sembra molto buono anche su Instagram, no, guarda, disponibile. Io ho seguito la storia di Schianto leggendola, non mi ricordo da qualche parte, che lui era, se non sbaglio, era di Posilli, poi viveva una famiglia proprio povera a pezzi, ma stava ridotto male, poi se ho capito bene lui è andato pure dalle suore, è rimasto lì, insomma ha avuto un'infanzia di merda lui. Io ho visto l'intervista che ha fatto al Cerbero e mi ha fatto quasi piangere, per farti capire, per come l'ha raccontata. Pure l'intervista su YouTube, cioè ho visto una parte di quell'intervista su YouTube e lui mi raccontava quello che gli era successo. Sì. Io ancora mai non lo so che fine farò, io ho 37 anni, ma lavorare dove? Nei ristoranti, nei bar non ci andrò mai più, perché tanto sono degli incompetenti, degli incapaci, io non ho proprio più le forze fisiche né mentali per stare appresso a queste cose, non ce la faccio. Ci ho riprovato ad andare a lavorare, ma per uno o due giorni, poi tutto infiammato torno e sto malissimo. A lavorare con i computer qua non c'è niente, c'è l'unica possibilità era il negozio di videogiochi, ma mi hanno cacciato via, non mi hanno voluto manco io, cioè, per 30 euro a settimana. Cioè, fatti il conto, sono 5 euro al giorno. Mamma mia. Cioè, ripeto, lasciamo stare.
perché là il discorso pure, ma io volevo andare al sindacato, però mi disse quello là, guarda, lascia perdere, cioè, non è proprio cosa. Allora, Francesco, io ti ringrazio per aver reso la tua storia messa in vetrina, diciamo, davanti a tutti, senza vergogna, e ti ringrazio davvero, davvero di cuore, sei stata una bellissima persona. Grazie a voi, ragazzi, ripeto, se mi potete aggiungere su Instagram, vi tengo aggiornato, il link sta lì, spammatelo, condividetelo ovunque. Mo però mi è dato l'idea di contattare Gischianto, vedrò domani di contattarlo, di lasciargli almeno un messaggio, sperando che lo legga. Secondo me sì. Sperando. Secondo me sì. Poi non è una cosa che poi non pretendo, cioè non pretendo né andare in live da lui, né pretendo di andare, che ne so, a fare i suoi soldi. Dici, guarda, condividimi sto link. Punto. E gli spieghi tutto, penso che sia molto disponibile. È l'unica cosa che chiedo, poi là ci stanno i referti, poi se uno non sa leggersi un referto medico non è colpa mia, cioè non posso fare, no, responsabilità io questo. Certo. Allora, Francesco, tanto sai uscire, no, da StreamYard, sì, ormai sei esperto. Allora, sì. Ciao Francesco, ti ringrazio, okay, ancora, un abbraccio gigantesco. Ciao, 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 ciao. Non è uscito. Ok, è uscito adesso. Allora, io ringrazio Francesco per aver dato voce alla sua storia, aver dimostrato di avere due palle tante, perché raccontare quello che ha subito, il vero lavoro, lo stress, le cure che deve pagarsi davanti a noi. Io lo ringrazio fortemente, gli mando un abbraccio. Ho lasciato il link della raccolta fondi nella chat. E spero che voi, miei followers, se qualcuno vuole aiutarlo, lo ringrazio di cuore. Penso che vi ringrazierà anche lui, perché mi sembra davvero che ne ha bisogno. Un abbraccio gigantesco, ragazzi. Ci vediamo domani sera, se riesco, il prima possibile, perché alle 8 mi devo vedere Faraoni, che magari vince sto match. Un abbraccio gigantesco da Selmo. Ciao!